Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Smash Replay, la serie dove ogni settimana vi propongo alcuni dei match più interessanti e divertenti di Super Smash Bros. Ultimate. Oggi però ci sarà una bella novità perché l'episodio è composto anche dai video che mi avete mandato, il che mi rende felicissimo e spero che andando avanti partecipino sempre più persone. Quindi mettete like al video, se siete nuovi iscrivetevi e se ve la sentite mandatemi i vostri replay. Io sono il Poro Michele e direi che possiamo iniziare. Il buon Ruggero Bartoli mi ha chiesto: fai anche il Wii Fit Trainer? E che dire se non... Beh, ci ho provato. Il personaggio è divertentissimo da guardare, ma da controllare è un vero casino. Le hitbox sono completamente fuori di testa e bisognerebbe allenarsi un bel po' prima di buttarsi nella mischia, cosa che non ho fatto e i risultati si vedono. Le uniche azioni degne di nota sono questo juggling su Ness alle prime armi, una kill su King K. Rool dove ci ho messo circa 10 secondi a capire che non ero io a essere morto, e questa G-Guard col Down Smash contro Donkey Kong, che è stata un'illuminazione improvvisa in una partita dove stavo facendo il sacco d'allenamento. Per il resto solo batoste, guardare per credere. A proposito di batoste, mi sono fatto fregare col villager da questo Mario. Sebbene avessi preso il comando dell'incontro con un goduriosissimo footstall, sono riuscito a perdere tutto il vantaggio in poco tempo. Ma l'errore più grande che ho fatto è non essermi adeguato all'avversario. Dovevo adattarmi al suo continuo uso del mantello ed era chiaro che non aspettava altro di far entrare la mossa giusta. E purtroppo così è stato. Per fortuna ci sono anche giocatori che dopo un po' si spengono, un po' come questo Ike che probabilmente è morto durante l'incontro. Proprio come è successo al buon Yuri ZTT, che si stava ritrovando parecchio in difficoltà contro un Ganondorf che improvvisamente è andato in blackout, nonostante avesse la vittoria in pugno. La cosa particolare è che dopo un po' si è risvegliato, ha tirato due colpi e poi di nuovo a nanna. Ma chissà. Molto più divertente è stato l'incontro con questo Jigglypuff che è finito nel più pirotecnico dei modi, uno shield break a bassa percentuale di danno che ha lanciato nella stratosfera il povero Pokémon Palla. Sul serio, se qualcuno sa di preciso cosa sia successo, lo scriva nei commenti. Chiudiamo con un video del mitico Alex Connor, che tra l'altro è l'autore dell'avatar che uso nel thumbnail dei video. Alex è un Pikachu main e sa il fatto suo. È riuscito ad entrare in Elite e si è ritrovato contro il personaggio spam per eccellenza, Ness. Il match è stato bilanciato finché Ness si è reso conto che il suo Pika Fire non riusciva a fermare Pikachu ed anzi è caduto vittima di un pattern che non riusciva ad evitare. Sono bastati Neutral B in aria e Dash Attack dell'elettrotopo e due stock sono andate via in un baleno. E si sa, ti bagga bene chi ti bagga per ultimo. E no, non devi averla presa benissimo. Via!
Bene ragazzi, per questa settimana è tutto, mi raccomando continuate ad allenarvi e a mandare i vostri replay. Mettete like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e seguitemi su tutti i social. Voglio sapere nei commenti se avete idee per il prossimo video, magari consigliatemi qualche personaggio da utilizzare. Colgo l'occasione per ringraziarvi per il supporto infinito che mi state dando video dopo video. Ci sto mettendo un sacco di impegno per essere costante e mantenere un livello di qualità alto e per come sta crescendo il canale direi che tutti gli sforzi stanno ripagando. Quindi un gigantesco grazie a tutti quanti voi. Io sono il Poro Michele, dalla Francia, ciao!